Bentornati su Denomod, vi propongo oggi l'analisi delle regole base per quanto riguarda Warhammer 40.000 ottava edizione. Fase di tiro, scegli l'unità con cui sparare. Da notare che le unità entro un pollice, quindi in combattimento, qui sarebbe da dire eccetto le pistole, ma verrà ripreso dopo, in ritirata, e anche qui c'è, ricordiamo, l'eccezione per i modelli con volo, con fly. E i modelli che hanno corso non possono tirare a meno di appunto eccezioni alle stesse. Una particolare attenzione come regola è il fatto che l'unità sparerà con tutti i modelli della stessa e con tutte le armi a disposizione. Sebbene questa possa sembrare una precisazione che dici vabbè, ci sta, c'è da ricordare che non è possibile scegliere di non poter sparare. Quindi o tutta l'unità spara o nessun modello di unità spara. Poi bisogna ovviamente scegliere, una volta che si è selezionata l'unità con cui sparare, l'unità bersaglio del tiro. E almeno un'unità dell'unità bersaglio deve essere entro il raggio di uno dei modelli di unità che spara e deve essere ovviamente in linea di vista. È da ribadire che ovviamente i bersagli, scusate, che i compagni dell'unità del modello che spara non coprono la linea di vista, quindi se un modello spara e nella stessa unità ci sono altri modelli che bloccherebbero la linea di vista, questi vengono ignorati, non altre unità amiche, semplicemente i modelli della stessa unità, e non si possono colpire unità ingaggiate in combattimento con l'unità stessa ovviamente o entro un pollice da unità alleate. Per quanto riguarda lo scegliere l'arma agitata per poter sparare, è da notare che il cambiamento è molto più importante rispetto alle edizioni precedenti, ovvero ogni arma del modello può sparare a bersagli diversi, un po' come era vero lo spirito macchina prima, però ogni arma deve completare tutti i suoi attacchi del profilo verso l'unità che si è scelta, il che vuol dire che se un modello può sparare con tre armi, ad esempio un veicolo, queste tre armi potranno scegliere tre bersagli diversi, ma ogni arma dovrà finire tutti i suoi attacchi sull'unità bersaglio che si è scelta. Quindi non potrà essere come in Age of Sigmar che si hanno due attacchi, uno da una parte e uno dall'altra se l'arma è unica. Se quell'arma ha due attacchi, quei due attacchi andranno sempre su quell'unità. Però se anche un'arma ha un'altra arma che può usare, quell'altra arma potrà sparare su un'altra unità senza alcun problema. Questo è fondamentale per quanto riguarda appunto il tiro. Inoltre i bersagli ovviamente dovranno essere dichiarati prima di risolvere gli attacchi stessi. Quindi non si potrà fare scelgo un bersaglio, risolvo, poi vedo come va e scelgo l'altra arma. Prima dichiari che bersagli ogni arma avrà e poi si risolvono. Per quanto riguarda i nuovi attacchi, come dicevo prima, sono gli attacchi del profilo indicato nell'arma stessa. Quindi dipende appunto dal profilo dell'arma. Per quanto riguarda invece i personaggi, è da notare che chi tra i modelli ha la keyword characters, personaggio, ecco che farà entrare in gioco regole diverse, ovvero ci sarà delle restrizioni a poterlo prendere di mira. Perché? Perché chi ha la regola characters e non ha più di 10 ferite, quindi chi ha 9 ferite o meno, a meno che non sia il modello più vicino all'unità tiratrice, non potrà essere bersagliato dalle armi da tiro. Questo sarà fondamentale per alcuni modelli, mi viene in mente per esempio il Tech Marine. Questo è un qualcosa da non sottovalutare perché vuol dire anche che i personaggi appunto con 9 ferite potranno essere disposti in modo molto più tranquillo sul campo e potranno arrivare molto più facilmente poi in combattimento. Per quanto riguarda invece i tipi di armi, qui ci sono delle notevoli modifiche rispetto ai regolamenti precedenti. Per quanto riguarda le armi d'assalto, è possibile sparare con tutte con le armi anche se il modello ha corso, il che è una grossa cambiamento, cioè permette veramente di sfruttare, aumentare il movimento e allo stesso tempo utilizzare quelle armi. La penalità è che se lo fai, cioè se corri, fai l'advancing, hai una penalità di meno 1 al tiro, però comunque vuol dire poter tirare.
Non potrai poi assaltare, però potrai tirare. Anche qui, ripeto, ci sono veramente molte cose interessanti. Per quanto riguarda chi ha mosso normalmente, per quanto riguarda i rami pesanti, in questo caso, chi muove non avrà il problema per quanto riguarda il tiro. Ovvero, prima chi muoveva o non sparava o tirava al 6. Adesso semplicemente una penalità di 1 al tiro per colpire. Questo valorizza molto determinate unità. Da considerare però che ogni unità ha questa penalità, anche i veicoli. Quindi diventa molto interessante. Per quanto riguarda il rapid fire, invece, ecco che le cose cambiano, ovvero il profilo rimane esattamente quello che è, ma se si è entro la metà della gittata massima dell'arma, il numero di attacchi dell'arma cambia. Se uno diventa due, ma se sono due diventano quattro, il che è notevolmente diverso. Per quanto riguarda le granate, invece, è sparita la limitazione adesso applicata soltanto a creature, veicoli o altro che c'era nell'edizione precedente, e ora semplicemente un veicolo di un solo modello dell'unità può tirare con la granata e però rinuncia a tutte le sue altre armi. Quindi qui non è una questione di se uno ha più armi sceglie. Qua se scegli di usare la granata non spari con nient'altro per quanto riguarda quel modello all'unità bersaglio. Per quanto riguarda le pistole, questa è una cosa che diventa molto molto interessante, soprattutto per quanto riguarda pistole come la plasma e eventualmente la termica o altre. Ovvero un modello con pistola può sparare anche se in combattimento, anche se entro un pollice da un modello nemico, ma dovrà bersagliare l'unità nemica più vicina, quindi praticamente quella con cui è in combattimento normalmente. Anche se ci sono altre unità amiche entro un pollice dall'unità stessa, quindi il modello guarda l'unità più vicina al modello, non all'unità in sé. Inoltre è un caso che, appunto, se si possiede pistole e altre armi, comunque il modello deve scegliere prima quale utilizzare per poter tirare, per colpire. Per quanto risolvere gli attacchi, invece, qui il tiro per colpire deve essere pari o superiore al valore dell'abilità balistica del modello stesso, indicato ovviamente all'interno della scheda del modello. E da notare che un 1 naturale è sempre un fallimento, a prescindere dai modificatori. Questo un po' come era prima. Per quanto riguarda il tiro per ferire, qui sono stati cambiamenti maggiori, ovvero, pur essendo sparita adesso la morte immediata, attualmente se il valore della forza dell'arma è, questo però ricordate si applicherà anche per il combattimento, è doppia o superiore al valore di resistenza del bersaglio, si ferirà al 2. Se il valore di forza dell'arma è maggiore della resistenza, semplicemente, ecco che si ferirà al 3. Se il valore di forza sarà uguale alla resistenza, si ferirà al 4. Se invece il valore della forza sarà minore della resistenza, si ferirà al 5. Solo se la forza sarà inferiore alla metà della resistenza del bersaglio, allora si ferirà al 6. Notare che però non vuol dire che si ferisce sempre al 6. Cioè non è che un risultato di 6 permette di ferire sempre. Se si dovesse avere per un qualsiasi motivo una penalità di 1, per esempio, al totale del ferire, si ottiene che verrà a essere un risultato di 7, quindi non si potrà più ottenere il valore di ferimento. Quindi non è il 6 è sempre un ferimento. Di nuovo, un 1 è sempre un fallimento, invece, un risultato di 1 naturale sul dado, sempre un fallimento per quanto riguarda il tiro. Per quanto riguarda il allocare le ferite, questo verrà fatto dal giocatore dell'unità che subisce il fuoco e sarà lui a scegliere su quale modello allocare ogni ferita. Da notare però che questo non deve essere nel range
dei modelli dell'unità bersaglio, quindi vuol dire che se per caso io arrivavo soltanto a prendere due modelli, l'altro potrà scegliere di bersagliare per allocare le ferite qualsiasi modello di unità, anche se ben oltre la gittata, quindi usare anche per la cover nel caso. E questo vuol dire anche permettere di gestire le cose in modo da non permettere che, per esempio, i bersagli, come i personaggi charters, vengano esposti a fuochi di unità successive, quindi mantenendo coperture particolari o modelli più vicini per tiri successivi. Inoltre, bisogna considerare che l'allocamento ha un'ulteriore forzatura, ovvero se il modello ha più di una ferita, se si comincia ad assegnare le ferite a un modello, poi tutte le altre ferite per quanto riguarda quell'unità che sta tirando o unità successive che tirano sulla stessa unità dovranno cominciare a essere allocate su quel modello stesso già ferito. Quindi bisogna essere molto attenti su dove si intende allocare le ferite. Inoltre, bisogna posizionare la ferita prima di salvarla, cosa fondamentale. Per quanto riguarda i tiri salvezza, questi appunto vengono modificati in base al valore, quello che sarebbe il rend in Age of Sigmar, al valore di penetrazione per quanto riguarda la descrizione nell'arma stessa. E da notare che le applicazioni sono per quanto riguarda il risultato del tiro, non per quanto riguarda il dado in sé. Di nuovo, un tiro salvezza che ha un risultato sul dado pari a 1 sarà sempre un fallimento. Una volta poi inflitto la ferita, si applicherà l'infliggere il danno, perché non tutte le ferite sono uguali. È un po' come le ferite multiple, qui si riprende da Aos, volendo, però l'ho descritto un po' meglio. Ora, una volta che la ferita non è stata salvata, si infliggerà del damage, sottraendo al valore di ferite del modello il totale di caratteristica di damage dell'unità, dell'arma che ha sparato, finché il modello non raggiunge 0 ferite. Se un modello subisce più ferite da un singolo attacco ed è distrutto, le ferite addizionali di quell'attacco vengono perse, il che vuol dire che, per esempio, se un'arma ha un damage di 3 e riesce a ferire con successo il modello, e il modello per esempio ha 2 ferite, subirà le 2 ferite, ma il terzo damage non verrà poi passato, verrà perso. Questo quindi diventa una cosa fondamentale da tenere in considerazione. Da DynoMod, per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamo è tutto, alla prossima!